Silvia, noi come sempre apriamo la puntata con il tuo oroscopo musicale. Certo. Prima guardiamo insieme chi è l'ospite di oggi, poi comunque commentiamo, perché benissimo, stiamo parlando oggi di una grandissima che ha fatto gli anni qualche giorno fa. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Oggi sono in compagnia di due personaggi che ogni giorno, mentre noi siamo in diretta dalla SLM, mentre diciamo il nostro oroscopo, sono sotto al mio pianoforte. Leone e Neve, mamma e papà di una dolcissima bambina nata pochi giorni fa. Adesso ve la farò vedere subito. Ecco a voi chi è nato da Leone e dalla bellissima Neve. E lei si chiama Bimba. Ed è diventata subito mascotte di pomeriggio. Andiamo subito con l'oroscopo musicale. Sotto il segno del toro nasceva una cantautrice, cantante bravissima, che ha venduto oltre 10 milioni di copie. Nel 1971 a Roma nasceva Giorgia, figlia d'arte del cantante e musicista Giulio Todrani. Papà Giulio decise di chiamarla Giorgia in tributo a Giorgia on My Mind, brano di Ray Charles. La carriera ufficiale della cantante inizia nell'autunno del 1993 quando si presenta al Sanremo Giovani con il brano Nasceremo, scritto per lei dal fratello e da Alex Baroni, e con questo brano ottiene l'accesso al Festival di Sanremo dell'anno successivo, dove parteciperà con il brano E Poi, diventando poi il suo cavallo di battaglia. Pensate, dal vivo il suo primo LP, Giorgia, con 180.000 copie vendute, aprendogli le porte dei big della musica italiana. Sempre nello stesso anno, 1994, viene invitata dal grande Luciano Pavarotti nel programma Pavarotti and Friend e qui lei duetta con Luciano Pavarotti. Successivamente viene invitata anche alla vigilia di Natale, dove duetta con Andrea Bocelli per Sua Santità Papa Wojtyla. Nel 1995 entra a far parte della squadra di Michele Torpedine. Nello stesso anno partecipa al Festival di Sanremo con Come saprei, scritta per lei da Eros Ramazzotti, e qui vince. Il 28 marzo del 1995 co-conduce con Pippo Baudo il programma televisivo musicale italiano Sanremo Top, a cui la cantante aveva partecipato anche l'anno precedente. Successivamente viene pubblicato l'album Come, Thelma e Louise, vendendo in poche settimane 400.000 copie, venendo poi apprezzato a livello internazionale dallo stesso Elton John, che dice questo: la voce di Giorgia è una delle più belle al mondo. Nel 96 torna sul palco, sul grande palco di Sanremo, con il brano Strano il mio destino e arriva al terzo posto. E nello stesso anno prende anche parte a un progetto internazionale per beneficenza, duettando nel brano The Power of Peace, che vede la collaborazione anche di Aretha Franklin e altri grandi cantanti. Nel 1997 Giorgia incontra il grande Pino Daniele. Qui inizia una grande amicizia e anche un bellissimo album di uscita con il titolo Mangio troppa cioccolata. Nel 2001 Giorgia registra negli Stati Uniti Senza ali, che viene prodotto da Michael Becker con il fonico di Santana, diventando uno degli album più venduti dell'anno con oltre 350.000 copie. Torna sul grande palco di Sanremo con un altro brano stupendo, Di sole ed azzurro, scritto per lei da Zucchero,
e qui lei si classifica in seconda posizione dietro alla grandissima Elisa. Dopo la perdita del compagno Baroni, nel 2002 Giorgia pubblica Greatest Hits, Le cose non vanno mai come credi, raccolta di successi con l'aggiunta di tre inediti, la hit Vivi davvero, Marzo, canzone dedicata ad Alex Baroni, dal cui testo è tratto il titolo della raccolta, e una nuova versione di E poi. Attualmente è fidanzata felicemente con Emanuele, un coach del programma di Amici, e con lui hanno un bambino, Samuele. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, vi aspetto in tanti domani, un caro abbraccio e un bacio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti!